video eccezionalmente fuori dal giovedì perché non ho fatto in tempo a caricarlo giovedì, quindi l'ho caricato io oggi, scusatemi. Allora, parliamo di Instagram perché ho deciso di fare un video sui miei followers decidono cosa comprare e dove comprare. E vi ho fatto un sondaggio su Instagram qualche giorno fa, quindi durante questi ultimi giorni ci sono stati vari sondaggi sul mio profilo. E mi ho chiesto in primis di scegliere prima di tutto tra due siti, Maquilaria o Eccoverde, quindi proprio due siti completamente diversi tra loro, un sito che non rivende prodotti biologici e un sito che rivende invece prodotti bio, completamente bio. All'inizio i due stavano pareggiando, quindi vi ho chiesto aiutatemi per favore, votate perché stavano pareggiando e doveva vincerne assolutamente solo uno. Quindi alla fine ha vinto Eccoverde. Vi faccio vedere la percentuale di vincita. Avete tutti accettato di fare questo video, quindi vi è piaciuta la cosa e sono super super contenta, anche perché è piaciuta tanto anche a me. E quindi adesso in questo momento andremo ad acquistare i prodotti che avete scelto nei miei sondaggi. Quindi vedrete proprio la schermata del sito Eccoverde dove faremo appunto shopping. Mi dispiace che non ha vinto Maquilaria, perché vi dico la verità, su Maquilaria ultimamente ci sono tantissimi prodotti che pur non essendo bio hanno un buonissimo inci. Ci sono make up senza siliconi, senza parabeni, senza petrolati, quindi davvero sono formulati bene. Alcuni prodotti low cost sono anche completamente vegan, tipo c'è una marca che si chiama V7 che è famosissima su Maquilaria perché rivende make up low cost, che ha lanciato proprio una linea vegan, completamente vegan. Quindi se per caso vi interessa un video su questi prodotti, fatemelo sapere giù, siamo subito. Mi dispiace solamente di una cosa, vi anticipo, che praticamente durante il salvataggio delle immagini purtroppo non si vede la percentuale di vincita tra i due prodotti. Adesso vedrete di che cosa sto parlando, perché nel momento in cui ho salvato l'immagine con la percentuale, invece il mio telefono non so perché l'ha salvata senza la percentuale, cioè ho fatto salva da Instagram, vabbè, un casino. Comunque sia, per fortuna vi ricordo tutti i prodotti che hanno vinto. Mi dispiace solamente che non potrete vedere le percentuali, quindi mi dispiace. Vabbè, era la prima volta che facevo questa tipologia di video, quindi perdonatemi. La prossima volta vedrò di fare uno screenshot. Tra la BB Cream, la Saponaria e Every ha vinto nettamente la BB Cream, la Saponaria. Quindi adesso andiamo a comprarla. Cerca BB Cream. Vediamo se viene fuori. Ok, eccola qua. Allora, sono quattro colorazioni. Questa è pure anche nuova come BB Cream. È uscita da pochissimo in pratica. Allora, c'è la Fair, poi c'è la Sand, la Gold e la Beige. Allora, vediamo un attimo. Qui ci sono degli swatch. Secondo me la mia è la Beige. Spero che non sia troppo scura, perché la Fair mi sembra troppo chiara. La numero 2 mi sembra un po' rosata. La Gold è troppo scura. Quindi proviamo ad andare sulla Beige. Incrociamo le dita. Beige, male che vada, tanto mi abbronzo. Ok, continua. Poi l'altro sondaggio. L'altro sondaggio era tra il correttore Alchemilla e puro bio. Ha vinto puro bio alla stragrande. Quindi andiamo a comprare Sublime correttore. Non è questo, puro bio. Ok, eccolo qua. E di questo penso che il numero 2 sia giusto, anche se è chiaro non fa niente, così vado a creare un po' di luminosità. Ok, continuiamo. L'altro sondaggio era sulle sopracciglia tra il gel fissante di Lavera e quello di Sante. Ha vinto, stravinto quello di Lavera, quindi make up, dov'è?
Sono un po' ciecatella. Ecco qui, allora, eccolo qui, la vera, due colori, il primo è bianco, hai il gel e l'altro è questo, ok, messo in carrello, andiamo avanti, l'altro sondaggio era sulla cipria, cipria la vera o Benecos, mi è stata suggerita Benecos. Powder. Vediamo, eccola qua, aggiunge al carrello, poi acqua micellare tra Alchemilla e Logona, o Logona, non lo so, non ho provato nessuna delle due e ha stravinto quella di Alchemilla, Alchemilla, acqua micellare. Eccola qui, aggiungiamo il carrello, andata. Poi avete scelto tra lo shampoo solido e shampoo liquido, avete scelto lo shampoo liquido. Questo shampoo solido è una novità del sito Ecoverde, mi incuriosiva tantissimo. Vabbè, però devo prendere quello liquido, quindi questa che marca è Biolou, Biolou Shampoo. Non ho provato anche qui nessuna delle due marche. Ho letto comunque delle buone recensioni a riguardo e poi mi sembrava una buona confezione. Non so se è da 5, da quant'è? Da 100 ml? È un po' poco, mi sa. No, da quant'è? Ah, ok, 300 ml, quindi una bella confezione. E siamo già a 51 euro, ragazzi. E che manca? Se non mi sbaglio mancava l'ultimo. Sì, che è il detergente, mani, viso, corpo, eccetera, eccetera. La scelta era tra Nebbiolina e Mater Natura. Avete scelto ovviamente Mater Natura, quindi Natura. Anche qui non ho provato nessuno dei due detergente. Dov'è? Eccolo qua. Aggiunge al carrello. Allora, alla cassa... No, questo non ci interessa. No, la cassa, al carrello. Al carrello il totale è di 61,43 euro. Spedizione gratuita, ovviamente, perché ho superato il budget per le spedizioni. Allora, questo è tutto. Adesso io procedo con l'acquisto. E poi ovviamente mi arriverà in questi giorni. Volevo chiedervi appunto se questa tipologia vi può piacere anche fatta in altri modi. Per esempio i miei followers decidono diciamo quello che devo fare durante tutto il giorno, che è quello appunto che sta spopolando. Se vi fa piacere fatemi sapere giù nei commenti. Oppure magari i miei followers decidono cosa devo mangiare in un giorno. Ecco, pensavo a queste cose qui. Quindi se è una tipologia di video che vi può piacere, fatemelo sapere. Io vi ringrazio di aver partecipato ai vari sondaggi. Dunque, se non siete ancora iscritti al canale, ricordatevi di iscrivervi e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video. E niente, quindi ci sentiamo su Instagram. Vi mando un bacio e alla prossima. Ciao!